Sistemiamo. Eccomi qui. Hello everyone! Sono qui con i miei capelli appena fatti, un po' troppo boccolosi, devo dire, però li ho fatti per domani e si sistemeranno, per rispondere alle vostre domande, quindi un classico Q&A che ho fatto sia su Instagram che su YouTube. Mi prendo un pezzetto di pongo. Ah! Adesso sì! Iniziamo! Ho selezionato 14/15 domande, quindi alcune saranno brevi e alcune un po' più lunghe. La prima è una domanda di una mia cara follower, ciao, che mi chiede come sto. Ma non come sto, tipo come stai, bene tu? Si capisce che mi chiede, vuole sapere come sto. Allora, se mi seguite sapete che gli ultimi mesi sono stati mesi di grandi cambiamenti per me. Anzi, un grande cambiamento, perché poi in realtà il resto io sono ancora qui a Roma, nella stessa casa, faccio le stesse cose, quindi un grande cambiamento, però grande. E anche se non lo so come sto, ok, ad essere sincera, in queste tipo 2-3 settimane mi sento che non sto benissimo. Allora, all'inizio è stato difficile, molto, non stavo bene. Poi mi è sembrato di andare nella giusta direzione e quindi, anche se non è che stavo benissimo, ero abbastanza fiduciosa nel processo, no? E 2-3 settimane a questa parte mi sento un po' più giù. Penso sia normale, periodicamente no. Tutti quanti abbiamo dei periodi in cui ci sono le emozioni negative che ti tornano un po' a galla, così. Ed è anche difficile, se sei in un periodo particolarmente instabile, vedere le cose positive. Quindi, però domani vado a Torino perché devo fare una cosa per lavoro, poi tra poco andrò a Milano, sempre per cose, lavoro / eventi sociali, veramente eventi sociali più che altro, però non è proprio un viaggio, ecco, vacanza, turismo, no. E poi spero di farmi qualche altro bel viaggetto, ma ne parleremo dopo, quindi voglio attivamente tirarmi su, perché queste settimane un po' così. Poi, alcune persone mi chiedono quanti anni ho. 31. 31! Ma tengo duro, ragazzi, oggi sono andata dal parrucchiere e non ho fatto la tinta. I miei capelli sono ancora vergini. Tengo duro! Terza domanda, che mi hanno chiesto in più persone. Quanto sei alta? Vabbè, sono alta 1,66-1,67, quindi tipo average, l'altezza media italiana. Sono molto felice della mia altezza. Poi, 4, ok, questo faccio tutto un unico gruppo perché ho avuto tante domande del genere. Pensi di restare per sempre a Roma? Oppure quali sono i tuoi viaggi futuri? Quali sono i prossimi viaggetti? Ok, allora. Viaggi futuri, dove resterò in futuro? Se parliamo di viaggetti, come ho detto, tra poco andrò a Torino, poi andrò a Milano, poi stavo vedendo vari posti piccolini, tipo città piccole nel sud della Francia, in Spagna, dove potenzialmente poter passare un mesetto, magari maggio, se le mie mete del cuore non aprono. Quindi voi sapete che io sono ormai 2 anni che sto aspettando di fare questo mega viaggio in Giappone e Taiwan. Io voglio andare in Giappone e a Taiwan. Ma il Giappone e Taiwan sono ancora chiusi ai turisti. Ho controllato tipo ogni 2 settimane per vedere se ci sono cambiamenti. E sembra che le cose si stiano finalmente allentando, ma ancora i turisti, they're not allowed. Quindi non posso andare. E quindi, se non riesco a partire a breve per il Giappone, sto pensando di farmi un viaggetto o in qualche isola delle Canarie, o nel sud della Francia, o vorrei andare a trovare una delle mie migliori amiche che si è trasferita vicino Nantes. Se ci vado comunque sarà un viaggetto di una settimana, non di un mese, e potenzialmente potrei fare tutti e due. Ma appena posso, magari anche dopo l'estate, perché l'estate a Roma mi piace. Vorrei farmi almeno 2 mesi d'estate a Roma. Però quando posso me ne andrò in Asia. Per il futuro, long term, non lo so.
Allora, sicuramente mi vedo vicino alla mia famiglia, perché come sapete adesso sono diventata figlia unica e anche se i miei non mi mettono pressioni del genere, non mi dicono devi rimanere qui a prenderti cura di noi, non è che me lo dicono, però un po' me lo sento se penso a quando saranno anziani. Ancora sono giovani, però se penso a, non lo so, tra 15 anni, 20 anni. Idealmente, se non fosse un problema con il visto, io i prossimi tipo 3-4 anni me li farei proprio a Tokyo. Il problema è del visto, ragazzi, non posso. Mi piacerebbe andare in America e sto anche parlando con alcuni miei studenti perché vorrei farmi un bel viaggetto tipo di un po' di tempo in California. Ho tanti studenti in California e vorrei fare proprio dal sud al nord o viceversa. Però non è ancora niente di definito, sicuramente non è qualcosa che farò nei prossimi 5-6 mesi. Invece Francia, Spagna, Giappone, Taiwan, non si sa mai. Poi, 5. Hai mai pensato di scrivere un libro, un corso di lingua, un'autobiografia? L'autobiografia no, perché penso che non è molto interessante, quindi quella no. Un libro ci ho pensato, sempre di inglese. Più che un libro avevo pensato a un PDF su cui sto lavorando. In realtà io ho iniziato a lavorare a quel PDF, ma mi sto concentrando su un corso. Un corso online che sarà disponibile per tutti quanti. Ancora non ho reso niente pubblico, però ci sarà un corso di lingua. Poi, oh mamma mia, questa domanda! Mi chiedono se mi sento pronta per un'altra relazione. No, penso di no adesso. Mi sembra che ci sia ancora del lavoro da fare. E non è che è perché mi devo dare un tempo, non è che penso a... Sono passati solamente, non lo so, io e Brian non viviamo più insieme da tipo fine giugno, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Sono passati solo 9 mesi da quando... No, non è una questione di quanto tempo è passato, è una questione di healing, di sentirsi pronta a impegnarsi. Una relazione è un sacco di impegno, uno, impegno. In questo momento io riesco a impegnarmi a malapena su me stessa a stare bene. Sarebbe difficile impegnarmi su una relazione. E poi è anche tanto impegnativo a livello emotivo, no? Vuol dire tipo crederci, fare programmi, progetti futuri, pensare al futuro e... Non lo so, secondo me in questo momento ho bisogno di un po' di divertimento, di leggerezza, di guarire per poi pensare a una relazione. Certo, una domandina semplice, comunque, grazie. 7. Una lingua a pelle che vorresti imparare tra quelle che non hai già studiato. E qui mi aggancio anche a un'altra domanda, che è: parli anche giapponese? Allora, vi dico velocemente le lingue che ho studiato. Io ho studiato l'inglese da quando sono piccola, con il francese che ho iniziato alle elementari e ho continuato alle superiori, ma che poi ho abbandonato. E non pensavo di ricordare nulla di francese. In realtà quando sono andata in Francia riuscivo abbastanza a comunicare. Penso che se mi ci rimettessi un 5 mesi riprenderei bene la mano. Però comunque non direi che parlo francese. Ho studiato lo spagnolo alle superiori, all'università, sia la triennale che nella magistrale. E lo spagnolo era arrivato a un livello molto molto alto della lingua. Certo che poi non l'ho più continuato da quando mi sono laureata, quindi la lingua, il mio insegnante di spagnolo delle superiori diceva sempre che è come un sacco bucato, no? Tu te lo porti dietro, però è bucato, quindi mentre cammini ti perdi le parole e tu devi sempre continuare a mettercene dentro per far sì che il sacco sia sempre pieno. Quindi il sacco del mio spagnolo è un po' vuotino, devo dire, però sicuramente lo capisco molto bene, riesco a vedere serie in lingua tranquillamente. Dovrei rimpolparlo un po'. Ho studiato il giapponese, non per tantissimo, l'ho studiato a scuola in Italia una volta a settimana per tipo un paio d'anni, che mi ha dato una piccola infarinatura. Poi l'ho studiato per 3 mesi in Giappone una prima volta in maniera più intensiva, poi 6 mesi in Giappone una seconda volta in maniera sempre abbastanza intensiva, intensive. Si dice, vero? E lo parlo, non lo parlo benissimo, non è che è a livello del mio inglese o com'era il mio spagnolo, però mi faccio capire, riesco a comunicare. Ho studiato il cinese,
Ragazzi, ho studiato cinese quando avevo 14 anni per 2 anni, poi ho smesso e poi l'ho ripreso durante la quarantena per un annetto così. E anche lì però ho davvero un'infarinatura, anche perché col fatto che il mio giapponese non è così forte, così ben radicato, quando parlo cinese mi viene l'influenza del giapponese, quindi mi escono fuori strutture grammaticali giapponesi, magari metto il verbo alla fine, che non è proprio così in cinese, o uso i numeri giapponesi, quindi non lo so, l'ho studiato ma non lo parlo. Quindi, escludendo queste lingue, penso che mi piacerebbe parlare portoghese. Portoghese però quello del Brasile, cioè mi piace come suona il portoghese del Brasile, è molto fico. Mi fa estate e sole e mare. E poi... non lo so, forse... cioè sicuramente vorrei imparare meglio il cinese e il giapponese prima. Però, oltre a quello, per solidarietà asiatica, ma perché non metterci un coreano? Così. No, non sono fissata con il K-pop o i drama coreani, no, no. Però faccio lì il triangolino, vado Taiwan, Corea, Giappone e mi muovo. Sì, mi piacerebbe, come no. Poi, oh che bella questa domanda che mi piace! La mia giornata ideale, cioè se io mi svegliassi e potessi fare tutto quello che voglio un giorno, cosa farei? Allora, mi sveglio con calma, ma non troppo tardi durante la mattinata, perché se mi sveglio alle 2, che mi è successo, mi prendo un po' di tristezza. Quindi diciamo che mi sveglio tranquillamente verso le 9:30. Dovrei mettere la sveglia. Però facciamo finta che il giorno prima sono andata a letto presto, magicamente, e mi viene da svegliarmi alle 9:30, così ho tutta la giornata davanti. Mi sveglio tranquilla, mi preparo, esco e vado a un breakfast restaurant, che mi piacciono tanto ma non sono tanto comuni in Italia, e mi faccio un bel brunch. Quindi sono le 11, io ho dormito, sono bella, riposata, fuori c'è il sole, faccio un brunch, mi mangio una omelette, un bel caffè americano grosso così, poi un bel pancake alla cannella, bello. Poi io in realtà sono in una città che non conosco, una città tutta da scoprire, quindi una bella metropoli. Diciamo che sono o una grande capitale europea, tipo Londra, cioè la conosco Londra, però è tanto che non ci vado, non la conosco così bene, quindi mi va benissimo essere a Londra con il sole. Oppure sono a New York, oppure sono a LA, Chicago. Ma no, Chicago l'ho vista da poco. Vabbè, una bella città e mi vado a fare una bella passeggiata, guardo qualche punto di attrazione, museo, questo tutto il pomeriggio. Poi durante il pomeriggio, subito verso l'ora di pranzo, mi fermo, mi faccio una tipo tea break con un pezzo di torta. Tanto non ho mangiato dolce a colazione tranne i pancake. E poi continuo la mia passeggiata, magari anche con un po' di shopping se posso. E poi me ne vado a cena a mangiare pesce. Ah sì, una cosa del genere. Mangio pesce. Sempre in buonissima compagnia, quindi parlo tutto il tempo di cose che mi divertono, tipo concetti astratti, dilemmi morali, tutte queste cose, lingua. Sì. E poi la sera dipende, potrei essere molto stanca. Magari mi guardo qualcosa. Sì, prima faccio un giro nella città, tipo in taxi. Un bel giro della città in taxi, così guardo tutto. Sì, poi. Vabbè, non è che vi devo dire proprio tutto. Bella questa domanda. Poi, questa domanda è particolare, la prossima, la settima. Cosa pensi o come consideri i tuoi follower? Non lo so, non mi sono mai fermata a pensare a questa cosa. Effettivamente i miei follower sono una parte della mia vita. Sono una parte della mia vita perché alcuni di voi li considero ormai quasi come amici, perché alcuni siete qui da così tanto che riconosco i vostri nomi, so cosa di solito scrivete, so che... quindi sono un po' amici. Però poi c'è più in generale persone che magari commentano di meno o che non commentano, ma so che ci sono, so che mi lasciano il like, so che mi lasciano sempre la visualizzazione, le views. E quello è un po' più come un organismo che... ha un po' di influenza su di me, ha del potere su di me. A me viene in mente adesso quando ho dovuto fare il famoso breakup video, che non volevo fare perché non riesco, lo sapete che non sono bravissima a condividere emozioni negative, e avevo paura del giudizio, dei commenti, perché dicevo se mi dovessero scrivere delle cose brutte ci starei male.
E invece per fortuna, quando ho visto che quasi tutti i commenti erano positivi, di incoraggiamento, ho sentito, diciamo, una rete di sostegno della comunità che poi mi sono creata negli anni e mi è piaciuto. Quindi, non lo so, è un organismo che in qualche modo ha un'influenza su di me e devo dire che molto spesso è positiva, perché di solito mi fate sentire simpatica, figa, intelligente, dite anche delle cose a volte che secondo me sono, cioè, non meritate, tipo, ah, sei un esempio, queste cose sono, oddio no, non sono un esempio, però grazie. Ho risposto un po'. Poi, 8. Quanto e dove hai vissuto all'estero? In realtà io non ho vissuto così tanto all'estero, io ho viaggiato tanto, quindi per esempio tutte le volte che sono andata in America ci sono stata per parecchio tempo, minimo un mese, ma quasi sempre 2-3 mesi, quindi sono stata tante volte tanto tempo in America, però non ho mai vissuto per esempio in America, non è che ho fatto 3 anni in cui lavoravo per un'azienda lì, avevo la mia macchina, la mia assicurazione sanitaria, è diverso, ho vissuto in Giappone 2 anni e mezzo, quindi lì sì, lì so come andare a fare il check-up in Giappone, so come muovermi un po' tutto, pagare le bollette, andare alla posta, andare al municipio, queste cose le so fare lì. A parte questo, io ho vissuto solamente in Italia e poi ho fatto dei periodi più o meno lunghi in altri paesi, come poteva essere durante la pandemia a Malta, che sono andata 2 mesi. Però secondo me non vale proprio come vivere in quel posto. Poi, 9. Da cosa nasce la tua passione per l'inglese? Boh, io la passione per le lingue ce l'ho sempre avuta e secondo me è tanto per la musica. La musica, il rap, quando ero piccola mi piaceva cantare con i miei rapper preferiti. Poi ho visto l'utilità perché amo viaggiare, amo connettermi con le persone, connettere con le persone. L'inglese era uno strumento necessario, quindi l'avevo capito già da piccola che per me sarebbe stato necessario parlare bene l'inglese e l'ho preso sempre come un gioco, era un po' tipo il mio alter ego americano che iniziava a parlare, quindi non lo so, ce l'ho un po' sempre avuta anche naturale, devo dire. Domanda numero 10, in realtà me l'hanno chiesta in tanti, tipo di dove sei? Di dove sono i tuoi genitori? Ma te che origini hai? Io so de Roma, se sente? So de Roma, i miei genitori so de Roma, i miei nonni de Roma, i miei bisnonni penso di Roma, sì, di Roma, poi dopo non lo so, comunque siamo tutti di Roma, quindi non ho origini straniere, la mia è una passione per l'inglese che ho, non è una cosa che è venuta dalla mia famiglia o dalle mie origini, anzi, se devo dire, i miei genitori odiano l'inglese e amano la matematica, io odio la matematica e amo l'inglese. Poi, 11, a parte Instagram e YouTube, che lavoro fai? Allora, io direi che il mio lavoro vero, quello che per adesso è il mio lavoro, è insegnare l'inglese. Quindi io sì, insegno l'inglese su Instagram, creo contenuti su YouTube, però quello che mi dà il pane sotto i denti sono le lezioni private che faccio con i miei studenti. Io quasi tutti i giorni ho 4, 5, 6, 6... Ultimamente cerco di rimanere sulle 5 perché poi ho tante altre cose su cui lavorare. Lezioni con studenti privati e quello è il mio lavoro principale. Ed è quello che facevo anche prima di mettermi in proprio, anche prima di ritornare in Italia. Sì, in Giappone ero poi diventata risorse umane, ma ero partita come insegnante di inglese. 12, mancano 3 domande. What's your daily routine like now? Quindi com'è la mia routine giornaliera adesso? Per i miei gusti, Nicole, è troppo abitudinaria, è troppo una routine che sto un po' sbroccando, non mi piace questa cosa. Comunque mi sveglio abbastanza tardi, tipo se inizio presto per i miei standard mi sveglio alle 9, altrimenti mi sveglio alle 10, 10 e mezza. Faccio colazione, se posso faccio subito il reel per Instagram, perché io di solito faccio un reel ogni giorno, poi inizio a lavorare. Quindi faccio lezioni, oppure monto un video, o preparo altri reel per la settimana se so che non potrò farli, e sto a casa da sola. Quindi la mia vita è un po' solitudinaria. Si dice solitudinaria? Solitaria. Solitaria, vedi? Cioè, perché io, non parlando italiano praticamente con nessuno, che sono un eremita, dentro casa mia parlo solo inglese, perdo l'italiano. No, è un po' solitaria la mia vita ultimamente, ma devo dire che quando finisco tutto e pranzo, poi continuo a lavorare, di solito finisco di lavorare o alle 7 o alle 8 con le lezioni, ceno e quando posso esco. Quindi se posso uscire
sei giorni a settimana, esco sei giorni a settimana. Ho tanti amici, anche un gruppo di amici che ho iniziato a vedere abbastanza recentemente. Se posso esco con loro. E poi ovviamente, visto che non inizio a lavorare presto la mattina, faccio tardi. E visto che questo nuovo gruppo di amici su per giù fanno lavori simili, cioè sono creatori di contenuti, non hanno orari normali, anche loro fanno tardi, quindi poi torno a casa tipo alle 3 o alle 4. E quindi comunque anche se mi sveglio alle 10 e mezza riesco a stare con poche ore di sonno. Vabbè, questa è la mia routine. Adesso, second to last question. Suoni qualche strumento? Ragazzi, voi lo sapete che io canto. Cioè, cantavo anche professionalmente. Quando ero in accademia, io ho studiato in accademia di musica per 7 anni. Ho provato, a parte il fatto che comunque la voce è un grande strumento ed è difficile da suonare perché è l'unico strumento che non vedi. Però ho provato a imparare il piano, ma principalmente per accompagnamento, 2 anni. Una pippa, cioè non ce l'ho proprio nelle mie corde, non ce l'avevo. Ero riuscita a diventare, ma nemmeno decente, non lo so, riuscivo ad accompagnarmi con qualche canzone. Ho smesso. Ho provato con la chitarra, l'ho comprata la chitarra. Non credo di essere durata 3 mesi. Niente, quindi lo strumento no, purtroppo. Mi sarebbe piaciuto. Ma suono la voce, L'ultima domanda. Quali sono le tue passioni preferite? Passioni? Non lo so, mi sa che io ce n'ho un sacco. Oltre alle lingue, vabbè, ovvio. Viaggiare, vabbè, ovvio. Cantare, vabbè, ovvio, sì, sono tutte passioni per me. A me piace da morire mangiare. Cioè, io adoro mangiare, adoro provare cose nuove. Mi piacciono le cucine straniere. Quindi se sono in una città dove ci sono ristoranti di varie culture, è un grande stimolo per me. Io li vorrei provare tutti. Mi piace guardare i film horror. Sono una grande appassionata di film horror. Belli o brutti, me li vedo tutti. Fa anche rima, giuro che non era voluta. Mi piacciono le serie TV, anche quelle me ne guardo un sacco. E mi piace studiare le religioni. Pare una cavolata, io adoro studiare le religioni. Mi metto a sentire quelli che parlano delle varie religioni del mondo, e anche ad approfondire, ovviamente. È una passione. Mi piace i cani. Io ho una grande passione per i cani. La mia famiglia è una famiglia di educatori cinofili e soprattutto mio zio è davvero bravissimo, sembra tipo, non lo so, l'uomo che sussurra ai cani, cioè è davvero bravissimo, ha scritto tantissimi libri. Se vi interessa, c'è l'ultimo libro che ha fatto uscire, si chiama Andrea Cristofori, lo trovate anche su Amazon. È una guida che secondo me chiunque abbia un cane dovrebbe avere o leggere. Quindi adoro parlare di cani e essere circondata dai cani. Sono belli. In generale gli animali mi piacciono, non tantissimissimo i gatti. Mi piace la nutrizione, cioè mi piace mangiare sano. Quando ho un bel piatto di verdure colorate e magari qualche abbinata a una proteina, anche vegetale, qualcosa che mi piace, che so che mi fa bene al corpo, mi rende felice e ci passo anche tempo a studiare. Studio i nuovi trend, le nuove scoperte, sapete, no? Che anche in questo ci sono un po', diciamo, dei trend. Il latte fa bene, il latte fa male, poi il latte fa bene, poi... Io personalmente adesso cerco di evitare i latticini, però so che è anche una cosa personale, dipende un po' da come reagisci te. Comunque passo del tempo a studiare anche queste cose. Ho un sacco di passioni. Sento di aver parlato tantissimo, spero di non avervi rimbambito. Grazie di aver guardato e seguitemi su Instagram perché sono divertente tantissimo anche lì. Se vi piace qui vi piacerò anche lì. E ci vediamo alla prossima. Ciao!